Grazie a te in Gesù abbiamo tutto. Posso farti una domanda stamattina? Ci tieni per la tua salvezza? O vai avanti così giusto per andare avanti? Diciamo che la nostra salvezza è come quando prendiamo un aereo per andare all'altra parte del mondo. Non possiamo accontentarci di entrare nel primo cancello e pensare che quello è l'aereo che va dove andiamo noi, dove dobbiamo andare noi. Perché se, se pensiamo così, è facile che vogliamo scendere a New York e ci troviamo in Africa, perché sbadatamente prendiamo l'aereo sbagliato. Ora, quando noi parliamo di vita eterna, quando parliamo di salvezza eterna, realmente non possiamo prendere il primo che ci capita. Dobbiamo veramente, accuratamente, guardare che sia l'aereo giusto, voglio dire. Dobbiamo andare nel cielo, dobbiamo andare nel paradiso. E andare così al primo che, che incontriamo, che ci porta poi all'inferno, non va bene. Perciò abbiamo bisogno di avere un riscontro continuo sul nostro cammino. Ci dà certezza. Vediamo il percorso. Sappiamo dove siamo arrivati. Quanto tempo ci vuole per arrivare a destinazione. Cerchiamo di spiare su quale posizione siamo, ci chiediamo quanto tempo ancora per arrivare. Mi dispiace che molta gente in questo tempo, in, nel tempo che abbiamo l'occasione di poter guardare personalmente la strada che stiamo seguendo, molti non sono molto interessati, eppure si impegnano. Molti si buttano sulla prim sul primo aereo che trovano e vanno avanti così come se nulla fosse. Poi si impegnano nel fare questo, fare quello, regole, regolucce religiose, però realmente non sanno se gli chiedi dove vanno, non sanno. Se gli chiedi se sono salvati, non sanno niente di salvezza, come se la salvezza fosse una cosa che ha da venire. Gesù invece dice che è qualcosa che riceviamo subito quando riceviamo Lui nella nostra vita. E perciò, fratello, sorella, ti voglio parlare con tutto il cuore. La parola del Signore ci serve proprio per questo. E la mappa che ci conduce al cielo. Con il grande capitano mandato da Dio, venuto per conto di Dio per portarci a conoscere Dio e vivere per l'eternità con Lui. Rifletti un poco su questo, è molto importante. Perché, d'altra parte, non è che abbiamo una seconda vita. Non è che poi ritorniamo e ripariamo tutto. Adesso è perso questo viaggio. Sbagliare questo viaggio abbiamo sbagliato tutto per l'eternità. Dio non la pensa così. Dio ha mandato milioni, milioni, milioni nei secoli di suoi servi per annunciare la via che porta al cielo. E anche oggi vogliamo parlare di questo. Mettici un po' di attenzione, vedrai che è molto più facile di quando tu pensi. È facile che per la confusione che c'è in giro tu ti scoraggi di dire ma quello dice così, quello dice cosà, non so più che pesce prendere. No, fermiamoci, andiamo alla parola del Signore. Essa è la nostra guida, la guida certa. Prima che andiamo avanti, questa è un'opera spirituale, vogliamo pregare il Signore, perché è lo Spirito Santo che deve operare nella nostra vita, nella mia, nella tua. Non è che noi pensiamo di essere più saggi, più intelligenti degli altri e facciamo tutto da noi. Ci sono tanti già che fanno faccio tutto io o fai da te, ma non vanno da nessuna parte. Noi dobbiamo seguire il tracciato che ha messo Dio davanti a noi e poi diventa tutto facile. Sembra che la via sia stretta, come dice Gesù, ma non è stretta. Diciamo che ci sono delle sbarre di protezione, quella del mondo. È come entrare nell'oceano e eh, non sai dove vai, non c'è proprio via. Quella del mondo è come entrare nel deserto e ti disperdi perché è pieno di miraggi. Quella di Gesù non è stretta, è stretta nel senso che ci devi passare tu. Non è che vanno le masse insieme e nella mischia, no. Noi dobbiamo camminare singolarmente a fila indiana, perché ognuno di noi deve personalmente nutrirsi, cibarsi, capire, prendere coscienza. Perciò non è come quello come quando esci dalla stazione 50, 60, 70 persone che vanno e poi ognuno prende la direzione sua. Noi è stretta nel senso che ci passiamo, ognuno di noi ha fila indiana, tu in parole diverse, tu e tua moglie, tu non puoi fare la strada di tua moglie, tua moglie la deve seguire, tu la devi seguire, poi tua figlia, poi tuo figlio, perché tutti quanti dobbiamo seguire il nostro grande Signore, Salvatore Gesù. Grazie Signore, perché in giro c'è tanta confusione, ma con lui non c'è confusione, perché è l'unico punto di riferimento. Dio ha dato degli insegnamenti precisi, come nel deserto, quando fu messo il serpente di rame, tutti quelli che guardavano a quel serpente, il veleno mortifero del serpente perdeva forza nella loro vita e si riattivava la vita. Gesù è l'unico punto di riferimento nel mondo. Quando noi guardiamo a Lui, si attiva la vita dello Spirito nella nostra vita, la nostra fede, lo sguardo di fede verso di Lui. Che ha completato l'opera della nostra salvezza, trasferisce nel nostro cuore, nella nostra vita, un'impronta potente della presenza di Dio dentro di noi e come una. Quando vai a fare le radiografie, quei raggi. Penetrano profondamente e ti tira fuori l'immagine delle tue ossa, di come è il corpo. Così quando noi seguiamo il Signore, guardiamo al Signore, egli fa i raggi nella nostra vita, però inietta il suo perdono e tutto cambia. E a Dio sia la gloria. Preghiamo il Signore insieme questa mattina. Mettiti insieme con me, guardiamo insieme dalla parola del Signore il consiglio che ci vuole dare oggi per non perderci per strada, non disperderci e camminare tranquilli, la tranquillità interiore. Mi ricordo nel 1968 un'anziana sorella in Inghilterra. Che sono andato per visitarla e mi ha detto: Qui vengono tutti i giorni a bussare alla mia porta, Mormoni, Testimoni di Geova e chi più ne ha più ne metta. <ride> e dico: Ho detto, Cosa gli dici? Io apro la porta e dico: Senti, io ho incontrato Gesù. Continuo a camminare con Gesù. Se vuoi entrare, ti voglio parlare di Gesù, che ha cambiato la mia vita. Se tu vuoi entrare, mi fa piacere, ma ti voglio parlare di Gesù perché io sono uscita dalla confusione, dalla confusione religiosa e seguo Gesù. Con lui mi trovo meravigliosamente bene se tu vuoi entrare mormone che sei testimone di geova e qualsiasi altra setta puoi entrare però mi devi dare l'occasione di dirti che io ho incontrato Gesù ed è lui che mi porta avanti bellissimo aveva una tranquillità addosso che era spaventevole perché non si lasciava confondere da nessuno. Lei voleva ascoltare, ma voleva ascoltare le cose vere, non quelle della confusione religiosa che ci circonda. E la parola di Dio ci dà proprio quello, la verità di Dio. Preghiamo insieme il Signore. Chiudi gli occhi, apri il cuore e andiamo insieme a Gesù, direttamente al punto di riferimento stabilito da Dio. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo e a te diamo lode, onore e gloria ora e sempre. Invochiamo la tua divina presenza, che per lo Spirito Santo possa la tua presenza influenzare la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere e che quel raggio di verità che viene dal soffio del tuo Santo Spirito, lo Spirito di verità nella nostra vita, possa dare luce al nostro cuore per camminare insieme con te. Guida la tua parola, Signore, e parla ad ognuno di noi. Te lo chiediamo tutti insieme, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Grazie a te Signore, grazie a te Signore. Ebbene, il messaggio di questa mattina è mediante Gesù. Entriamo nel disegno eterno di Dio. Sembra che parti piano piano, un passettino alla volta, e ci troviamo nell'eternità per tutta l'eternità. E la parola del Signore ci spiega. In un modo semplice, come restando fermi camminiamo, sì perché non è un cammino fisicamente, è un cammino spirituale con il Signore. In 1 Corinzi capitolo 2 verso 5 leggiamo insieme quanto sei caro Signore, ti vogliamo benedire, ti vogliamo lodare, dice, infatti c'è un solo Dio. Neanche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Bellissimo questo. Cristo Gesù, uomo. Vero Dio, vero uomo. Partiamo da un punto fermo. C'è un solo Dio. E c'è anche un solo mediatore, un solo salvatore. Questa è la dichiarazione della parola di Dio, inconfondibile. Gli apostoli, Gesù lo ha detto, i profeti annunciavano la venuta del Messia dopo che ha completato l'opera della nostra salvezza. Gli apostoli, nel capitolo 4, verso 12, degli atti degli apostoli dicono, poiché non c'è nessun altro nome sotto il cielo, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Questo unico mediatore è Gesù che mette insieme le due parti in conflitto. Dio da una parte, dispiaciuto della nostra disobbedienza, noi peccatori non possiamo avere rapporto con Lui. E come dire, Lui è pulito, noi siamo sporchi, non possiamo stare insieme. Cristo è il solo, abbiamo udito, c'è un solo Dio, un solo mediatore. Non c'è un altro nome, solo quello di Gesù. In questo conflitto tra Dio e l'uomo c'è solo Gesù. Unico punto di riferimento per noi. Gesù Cristo. Uomo abbiamo letto, bellissimo. Che vuole dire? Solo perfetto Dio, perfetto uomo. Può parlare con tutte e due le parti. Lui viene da lì. È venuto qui, non è venuto per portare un messaggio, lui è il messaggio. Bellissimo. Allora può fronteggiare questi due, queste due parti, perché lui è vero Dio, perché lui è vero uomo. Gli è stato dato un mandato speciale, si è assunto la responsabilità. Quando Dio ha pensato di venirci a salvare, lui ha detto manda a me e io annunzierò la tua parola ai miei fratelli. Diventato uomo, diventato nostro fratello nell'umanità, figlio dell'uomo, figlio dell'umanità, vero Dio, vero uomo. Per compiere questo, lui stesso ha pagato il prezzo perché c'era un prezzo da pagare perché noi avevamo sbagliato avevamo un conto aperto con Dio erano restate delle fatture sospese non avevamo come pagare nel verso 6 dice così che lui ha saldato il conto per te e per me che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti questa è la testimonianza resa a suo tempo. Per i credenti, come solo per i credenti è venuto? No, lui è venuto per tutti, abbiamo letto. Però per chi ci crede, se uno non ci crede, e come fa a prenderselo? Per i credenti, se non credi non è per te. Se credi come credi diventa tuo. La salvezza la ricevi immediatamente. Ti voglio dare un esempio per comprendere. Io prendo questo biglietto ed è un biglietto della lotteria. Lotteria Italia con la vincita di 200 milioni. Esempio. Io ti dico, questo è il biglietto vincente che è uscito, che vale 200 milioni. Se tu ci credi, te lo prendi, vai alla lotteria, allo sgabuzzino dove bisogna pagare, alla banca, lo segui e diventa veramente tale. Se tu non ci credi, Sa cosa fai? Non ci credi? Vuol dire che lo lasci a me? Io te l'ho dato, ma tu non ci credi. Io non lo posso buttare. Resta a me. La salvezza che Cristo ha acquistato per te. Se tu non ci credi che lui l'ha fatto per te, non credi in lui. La salvezza è sempre lì, ma la puoi prendere per te quando tu credi. Perché dopo la realizzi, senti il cambiamento nella tua vita come milio milioni di persone, a, miliardi attraverso i secoli hanno sentito questa grande salvezza e partecipi anche tu. Perché nel contesto... Lui ha pagato per tutti, ma non tutti se la prendono, perché non tutti ci credono, perché non tutti sono interessati, perché non tutti vanno a leggere la parola del Signore per vedere cosa dice, per comprendere cosa ha fatto Cristo per noi. Se non credi, non lo incassi perciò il fondo c'è ma tu non sei andato a riscuoterlo la salvezza c'è ma se tu non credi non diventa mai tua è come dire mio padre ha lasciato un testamento che la casa X è mia ma se io mai vado dal notaio a prendermi il testamento per vedere cosa dice non so mai che quella casa è mia. Se vado dall'autorità stabilita dal governo che quello è un notaio credibile, vuol dire che ciò che ha firmato ed ha mandato nei, negli uffici competenti, quella casa è mia perché lo dice il testamento di mio padre. Se io non ci credo quella casa è lì ma non la prendo mai per me. Signore, aiutaci questa mattina. Gesù lo ha fatto per tutti, c'è la capienza per tutti, ma ne beneficiano tutti quelli che credono. Perciò è importante credere. Quando Gesù ha manifestato quando Giovanni ha manifestato Gesù ha detto l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, di tutto il mondo. Se noi 8 miliardi di persone andiamo a Lui in questo momento, la capienza c'è per tutti, ma andiamo tutti. Io predico il Vangelo e credo che possiamo andare tutti. Lo predico perché è per tutti, però lo ricevono quelli che ci credono. Ma io sono convinto che è per tutti, perché Cristo ha la capienza per tutti, perché Egli è Dio. Lui riempie l'universo, perciò non ci sono problemi. Per il mondo, ma chi non va a Gesù? Non vengono tolti i peccati, gli restano addosso. Perché dice, colui che toglie il peccato del mondo, ora se io vado e tu vai al Signore, lui li toglie, ma se io non vado, tu non vai, restano su di noi. Ti è chiaro perché serve il fatto di credere? Credere in Gesù non vuol dire... Sì, duemila anni fa è venuto, adesso siamo nel 2023. Hanno più, hanno meno è venuto, c'è la storia. Credere nella parola del Signore vuol dire che noi andiamo a Lui in questo momento e diciamo: Signore, tu sei il mio Salvatore, io affido a te la mia vita. Proprio come ho detto prima. Quando noi saliamo sull'aereo per andare all'altra parte del mondo, sai a chi affidiamo la nostra vita? Al pilota. Quando siamo saliti sull'aereo e si è alzato 10 metri da terra, noi siamo nelle mani del pilota che fa così, che fa così. Le prime volte che andavo in aereo... Quando vedevo che si piegava nella partenza, io cercavo di sterzare dall'altra parte che avevo un po' di paura, ma poi ho pensato: Ma qui è come andare in moto: se non ti pieghi quando si piega il pilota della motocicletta, cadi. E allora poteva fare così e cos'ha. Avevo preso fiducia che così bisognava andare. Noi dobbiamo mettere tu sorella per credere, devi mettere la tua vita nelle mani del Signore. Signore, tu sei il mio Signore, tu sei il mio Salvatore, vengo a te. Che succede, succede, io sono nelle tue mani, io voglio adorare te, benedire te, voglio ascoltare te, quello che tu mi dici faccio, una vita completamente arresa nelle mani del Signore. Il mondo, per il mondo, ma chi non va a Gesù gli restano addosso, come abbiamo letto. In primo Timoteo 2,5 dice, infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo. Bellissimo questo. Un solo Dio, un solo mediatore. Gesù il mediatore che ci fa conoscere Dio. Gesù parla così chiaro nella sua parola. In Giovanni 17.3 dice così, questa è la vita eterna che conoscano te, non il nome, un rapporto intimo con il Signore. Perché ci sono di quelli che dicono che conoscono il nome, professano di conoscere il nome Geova. Non dice il nome. Conoscere Dio non vuol dire conoscere il nome. Mia moglie che mi conosce, conosce il nome ma conosce me. Io conosco il nome di mia moglie ma conosce me. Ci sono dei professanti religiosi che spendono ore con quella conoscenza superficiale per dire che Dio si chiama Yahweh, Jehovah, chiamalo come vuoi, ma non è il nome, è la persona. Dio è spirito, conoscere il suo Santo Spirito che penetra profondamente nella nostra vita, che è lo Spirito Santo che ci rivela Cristo. Dio bellissimo leggiamo questo verso un'altra volta questa è la vita eterna che conoscano non il nome ma te il solo vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo vero uomo vero Dio il solo vero Dio è Gesù che Dio ha mandato per conoscere, per parlare e avere comunione, cioè per fare pace con Dio. Quando noi conosciamo Gesù, conosciamo Dio. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, dice Gesù. Non c'è discordanza tra ciò che pensa l'uno o l'altro. Ognuno ha un proprio ruolo nella nostra salvezza, ma operano allo stesso modo. In Efesini capitolo 2 verso 14 ci aiuta a comprendere questa metamorfosi, questo cambiamento, questa opera che lui ha fatto. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno, la causa dell'inimicizia. Noi in, in Cristo incontriamo Dio, perché Lui è il muro della riconciliazione, cioè verso Dio Egli è stato il nostro sostituto, verso noi Lui ha pagato. E lui ha abbattuto il muro di separazione, come quando fu abbattuto il muro di Berlino, che separava i parenti da una parte all'altra nella città. Quando il muro fu abbattuto, si incontrarono. Signore aiutaci. Lui ha rotto il muro. E mette insieme le due parti, perché lui è vero Dio, è vero uomo, e ha fatto questa opera. Nessuno nel mondo, l'unigenito figlio, quando si dice l'unigenito vuol dire l'unico del genere che Dio ha mandato. In un altro posto dice, egli è l'ultimo Adamo. Vuol dire che non ce ne saranno mai più nell'universo. Egli è il primo e l'ultimo, dice la scrittura. Perciò è un punto di riferimento forte. Partiamo con un punto fermo. In altre parole, lui stesso dice che lui è la roccia eterna e la pietra angolare sul quale viene poggiata la nostra vita, la nostra casa spirituale, il nostro carattere, la nostra vita totale su di lui. Che vogliamo più? È importante sapere questo, ma questa è una cosa seria, non ti puoi imbarcare al primo che ti parla di qualche statuetta, specialmente in Italia, che siamo pieni di idolatria. Ma dove vai con quella statuetta in braccio che ti porta in cielo, che ti parla, che ti aiuta? Quello è un abominio agli occhi di Dio. Dì di a coloro che ti insegnano, cristiani, se sono cristiani, che ti ammaestrino su quello che dice la parola del Signore, perché quello non ti porta da nessuna parte ti porta all'inferno perché col passare del tempo diventi una statua anche tu, perché ti manca la luce dello Spirito Santo e ti manca l'energia che lo Spirito Santo ti vuole dare. Puoi essere un bravo religioso, una brava religiosa, ma questo non vuol dire che conosci Dio, conosci un, idole, un idolo che ti porti dietro. Per tutte le controversie, nel capitolo 5 di Matteo verso 17 dice che lui è venuto, anche per un'altra cosa che questa mattina ti voglio parlare, 5.17 dice così, lui ha completato un'opera speciale, non pensate che che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Quanto è meraviglioso il Signore. Senti questa. Lui è venuto per chiudere la separazione tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Tutte le cerimonie che si facevano di animali, di spargimento di sangue, di tutte quelle cose che si facevano. Lui è il completamento. Infatti, quando lui è venuto e ha dato la sua vita come prezzo di riscatto sulla croce, da quel giorno è finito il sacrificio in Israele. Vedi, stanno facendo sacrifici più? No. Perché Dio nella sua grandezza, anche se non hanno creduto, egli è al di sopra di ogni cosa. La morte di Gesù, l'agnello di Dio, ha chiuso tutti i miliardi di sacrifici che si facevano. Lui è venuto per, leggiamo un'altra volta, e ha adempito la legge per noi fatto due cose, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, io sono venuto non per abolire, per adempire io per conto vostro tutta la legge, ma per portare a compimento tutte le cerimonie di una volta. Lui è venuto per portare a compimento tutte le cerimonie religiose, dell'antico patto l'abolizione dei sacrifici infatti quando lui ha dato lo spirito nelle mani del padre Dio dall'alto dei cieli ha squarciato la cortina del tempio in due dall'alto in basso senza mano d'uovo perché ha aperto la possibilità di entrare nel luogo santissimo, nella presenza di Dio, dove non potevamo entrare prima. Leggiamolo insieme in Matteo 27:51. Ma dove c'è un altro di quelli, di quegli idoli che tu adori, che ha fatto qualcosa per te di quello che ha fatto Gesù? Ma smettila di non capire. L'amore di Dio quando è stato grande verso di te, ti ha aperto la porta per avere comunione con Dio. Rileggiamolo un'altra volta. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono. Alleluia, gloria al Signore. Leggiamo dal verso 50, così comprendiamo. La via di accesso per andare a Dio avvenne proprio, Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo Spirito, leggiamo il verso 51, ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, vediamo che successe dopo le tombe si aprirono e molti santi dei santi che dormivano risuscitarono e tornarono nelle e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti una rivoluzione straordinaria pensa molti Gioivano, risuscitarono, tornarono alle loro case i morti. Ti pare cosa da poco? Questo è Gesù che noi diciamo, questo è Gesù che Dio ha mandato, questo è il tuo salvatore, questo è l'unico salvatore, questo è colui che ti chiama e dice, sono io il punto di riferimento che tu devi avere. Per avere la vita eterna, la dimostrazione della risurrezione di coloro che erano nelle tombe e tornarono a casa è un flash che dice che io e te con Lui risuscitiamo perché Lui è la risurrezione e la vita. Signore, grazie per la tua parola. Come quando si incontrano qui, ci fu un completamento di due opere. Dio dal canto suo che operava per la salvezza nostra, Gesù dal canto suo che opera per la nostra salvezza pagandone il prezzo, e noi che ci, muova, ci, noi che ci muoviamo verso Dio come attraverso una galleria, in questo modo incontriamo l'altra parte, come quando le due imprese lavoravano nel Monte Bianco, l'attraversamento del Monte Bianco tra la Francia e l'Italia, l'impresa italiana lavorava, l'impresa francese lavorava, tutto un tratto arrivarono a un punto dove si incontrarono e la strada fu liberata e noi ci passiamo dentro. Così Cristo apre il cielo, incontriamo Dio perché Egli ha operato in nostro favore. Il Padre da una parte, Cristo dall'altra per conto nostro, vero uomo, vero Dio da una parte, vero uomo dall'altra, ha permesso di avere un incontro profondo con Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il messaggio di questa mattina è mediante Gesù entriamo nel disegno eterno di Dio. Perché non finisce qui in Efesini, capitolo 3, verso 11. Leggiamo cosa dice secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo. Dio ha formato un piano e per mezzo di Gesù entriamo nella salvezza e nel piano eterno di Dio. Quando Gesù dice io sono la via, in Giovanni 14,6, ci dà questa semplice idea dal comprendere, io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Diciamo che lui ha aperto la galleria, egli è la via, la verità è la vita per entrare nei disegni eterni di Dio. Quando dice, io sono la porta per entrare, nel capitolo 10 verso 7, perciò di nuovo disse loro, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore, le pecore siamo noi, la porta è lui, bellissimo. Nelle sette affermazioni io sono, la prima di queste la diede a Mosè, quando Mosè gli chiese, ma io adesso vado dai miei fratelli per dire che Dio mi è apparso, ma come ti chiami? In Esodo capitolo 3 verso 14 e disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele. Lio sono mi ha mandato da voi, cioè in parole diverse nella sua aseità. Aseità è una parola della teologia teologica che dice aseità che la vita sorge da se stesso. Vive da sé. Lui è la fonte dell'energia, della, della vita. Nella sua aseità esiste di per sé. Io sono colui che è e che sarà. Sono Dio dei vostri padri, cioè 400, 500 anni prima si era manifestato. Io sono sempre quello, sto sempre stabile. Sono la vita, la sorgente della vita che mantengo in vita tutto l'universo. E mantieni in vita anche te e me. Questo è Gesù. Quando Gesù dice: Io sono, si riferisce proprio a questo. Una volta, in una conversazione, che disse: Io sono, i soldati retrocedettero e caddero per terra perché si trovavano di fronte a Gesù. Come si trovava Mosè di fronte a Io sono nel pruno ardente. Gesù è Dio, vero Dio e vero uomo. Non ti fare un'idea di vedere Gesù così come viene dipinto: il servo che cammina nelle strade della Galilea, come coi capelli lunghi, come un capellone, con gli occhi. Eh, dolci e il servo che cammina e tu lo vedi ancora così. Egli nell'abbassamento si è messo così, per sottomettersi, abbassarsi per venire a salvare noi. Ma in Filippesi 1,9, leggiamo cosa dice. Non è più così Gesù, Gesù ha ogni potere, ogni potestà gli è stata data in cielo e sulla terra. Filippesi 1,9 dice così. No, non è il verso 9, verso 16 guardiamo che cosa dice, 16 e 17, Filippesi 1,9. Egli è al di sopra di qualsiasi filippesi, o lo cerchiamo subito. Filippesi 2.9, Filippesi 2.8 fino al verso 11, trovato esteriormente come un uomo, quando diventò uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di Croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. Bellissimo questo. Gesù è Dio. Se noi non ci inginocchiamo oggi davanti al Signore, lo riceviamo come nostro personale Salvatore. Arriva un giorno che ci inginocchieremo, ma non sarà più il nostro Salvatore, sarà il nostro giudice che non può fare niente. Perché è ora che lo dobbiamo riconoscere come il nostro Signore e Salvatore. Egli nella sua essità, vuol dire esiste di per sé. Io sono colui che è, che sarà, Dio dei vostri padri. In Giovanni 10:11 continua e ci dice che lui è il nostro buon pastore, è sempre lui il buon pastore che dà la sua vita per le pecore. Quando dice la sua morte in sostituzione del peccatore, io sono il buon pastore, vuol dire buono in contrasto con il mercenario, il diavolo che ci vuole solamente rapire e portarci all'inferno. Sì, buono vuol dire io sono buono. Il pastore onesto, che voglio il vostro bene, sempre Gesù. È. In contrasto con il mercenario, in Efesini 3,11 dice così, lo abbiamo letto prima, rileggiamolo. Molto importante. Secondo il disegno eterno che egli ha. Attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, questo è per noi, tramite la morte, la risurrezione e la Sua ascensione, perché è salito al cielo. Nel verso 9 del capitolo 1 della stessa lettera dice così: Quanto sei grande, Signore! Facendosi conoscere, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. E nel verso 11 ancora di più dice, leggiamolo, in lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della sua propria volontà. Bellissimo questo. Scelti, predestinati con il Signore, ci santifica, ci perfeziona, se gli permettiamo ci lavora e compie, completa l'opera che inizia dal primo passo che noi facciamo verso di lui che lo riceviamo nella nostra vita, lui opera su noi, ci modella, ci prepara per il cielo, ci santifica mentre noi lo serviamo, lui ci forma e si forma la sua vita nella nostra vita. Bellissimo. In Giovanni 14:6 abbiamo letto, rileggiamolo un'altra volta perché è molto importante non perdere questa opportunità di far diventare Gesù Cristo il tuo Signore. Io sono la via, dice Gesù. La verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui sulla terra abbiamo la via, il tracciato sicuro. La verità di Dio è Lui, la vita, il generatore è Lui. Alla partenza c'è la via che arriva fino al cielo. Infatti, Lui quando è andato in cielo ha aperto la via per noi da seguirlo anche fin su nel cielo. Leggiamo insieme in... Ebrei 10-20, per quella via, lui è la via, qui è la via per andare al cielo, nuova e vivente, che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, ed è, leggiamo il prossimo verso 21, che arriva fino nel cielo, avendo noi un grande semplice sacerdote sopra la casa di Dio, leggiamo il prossimo verso, dice, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Recente e aperta dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione, all e all'ascensione, egli ha fatto il tracciato per andare al cielo, che serve per noi. Leggiamo in Atti capitolo 11, verso 9. Dice così: Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Noi facciamo questa via insieme con lui, perché lui ritorna per la stessa via per raccoglierci. Leggiamo fino al verso 11. 9, 10 e 11. Se caro Signore, dette queste cose, Mentre si guardavano fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero, uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi sarà tolto, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Vedi, questo ha fatto Gesù per te, per me. È la via più sicura che esiste nell'universo. Forse non hai ancora deciso di imboccare Gesù come tuo salvatore, come tuo personale salvatore e signore, come la via da seguire, ma non ce n'è un'altra uguale. Ti conviene prenderla subito, perché tutte le altre vie ti portano all'inferno, perché Dio ha stabilito che lui è il punto di riferimento per la nostra salvezza fin dall'eternità nell'eternità perciò la sua parola ancora oggi ha chiarito questo punto molto importante vuoi riceverlo nella tua vita come tuo personale salvatore personale salvatore vuol dire che tu dici che pensano pensano gli altri io ti voglio nella mia vita è una scelta personale. Non devi pensare, se lo fanno gli altri poi lo faccio pure io. No. Personale salvatore è che tu hai compreso. Lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere il grande progetto che Dio ha per te e tu personalmente dici, gli altri possono scegliere anche diversamente, ma io per me... Io personalmente scelgo di riceverti nella mia vita perché lo Spirito Santo mi ha fatto comprendere oggi quello che hai fatto per me, che io non sapevo, oppure lo sapevo e l'avevo dimenticato. Basta un atto di fede, guardare a lui col cuore. Signore, ti voglio nella mia vita perché ho compreso che tu sei il mio Salvatore, il mio Signore colui che mi ha salvato, colui che ha pagato il prezzo, colui che deve ritornare e colui che mi deve rapire. Perciò, Signore, ti voglio nella mia vita. Preghiamo insieme, di insieme con me. Signore, grazie per questa opera che hai fatto in mio favore. Ti ringrazio che per lo Spirito Santo... Hai parlato al mio cuore attraverso la tua parola in questo giorno. Ti voglio nella mia vita. Perdonami di non averlo fatto prima. Perdonami per tutti gli errori che ho fatto. Da questo momento voglio che tu vieni nella mia vita. Lava i miei peccati. Lava il mio cuore con il tuo sangue. Riempimi di Spirito Santo e da questo momento, Signore, voglio che tu dimori nella mia vita fino all'ultimo respiro. Te lo chiedo, Dio, nel nome di Gesù e ti ringrazio. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché oggi hai chiarito al mio cuore che cosa hai fatto per me. Ti voglio solo ringraziare. Benedire, lodare e servire perché oggi tu hai parlato alla mia coscienza, al mio cuore. E ti voglio ringraziare. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Segnati quei versi che ti hanno parlato. Fai una foto sulla televisione. Se puoi allargare un poco i numeri così leggono meglio. Mediante Gesù entriamo nel disegno eterno di Dio. 1 Timoteo 2:5, Atti 4:12, 1 Timoteo 2:6, Giovanni 1:29, Giovanni 17:3, Efesini 2:14, Matteo 27:51, Matteo 27:50, Efesini 3:11, Giovanni 14:6. Giovanni 10:7, Esodo 3:14, Giovanni 10:11, Efesini 1:9, 1:11, Ebrei 10:20, Atti 1:9. Ebbene, anche oggi il Signore ci ha parlato, ci ha chiarito quale grande opera Cristo ha fatto per ognuno di noi, per tutto il mondo pensa se noi andassimo tutti per tutti ce n'è c'è abbondanza di grazia perché Dio ci ama ci ha tanto amato che ha dato il suo unigenito unico del genere lo ha mandato sulla croce a pagare il prezzo per te e per me ebbene ti voglio raccomandare condividi questo messaggio lo Spirito Santo ti indica alcuni che Te li mette nella mente, che avresti piacere che ascoltasse questo messaggio del Vangelo, è lo Spirito Santo che ti invita a farlo. Cominci ad essere ubbidiente, non ti porre il punto interrogativo, ma quello chissà che pensa. Che... No, no, no. Ubbidisci allo Spirito Santo perché poi vedrai cosa pensa. Pensa che ti manda un messaggio e ti dice grazie che mi hai mandato quel messaggio perché è arrivato proprio al momento che ne avevo bisogno. Tu sei uno strumento di salvezza nelle mani del Signore. Tu sei il braccio lungo di Dio per portare l'Evangelo ad ogni creatura. Raggiungi più creature possibili. Con il messaggio del Vangelo questo piace a Dio. Lo dice nella sua parola. Quando dice andate, non vuole dire che dobbiamo andare per forza a piedi. Andate vuole dire raggiungete più persone possibili con la mia parola. Quello che io ti sto dicendo è proprio questo. Fallo e vedrai Dio come ti rende felice con la sua divina presenza. Ti dice hai fatto bene. Ebbene, ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle ore 19.30 con altri tre o quattro fratelli e insieme ci nutriamo della parola del Signore. Dio ti benedica, grazie di essere stata, di essere stato con noi. Alla prossima, Dio piacendo. Pace e buona giornata.